C'è una proposta di emendamento che consente di pagare la cassa integrazione ai dipendenti dalla fine di settembre per 12 mesi. Naturalmente, trattandosi di un emendamento, segue l'iter parlamentare, noi coinvolgeremo tutti i parlamentari piemontesi perché garantiscano che alla fine dell'iter il decreto, così conosciuto come decreto Genova, contenga questo emendamento. Avevamo però bisogno di avere tempo. Come sapete, c'è stata una prima asta che i curatori hanno fatto all'inizio del mese di ottobre, un'asta che è andata deserta, e quindi adesso abbiamo davvero bisogno di tempo per poter trovare un acquirente che possa dare un futuro, ovviamente ai lavoratori, ma all'impianto della Comital Lamalù in Volpiana. Quindi abbiamo davvero la necessità di poter lavorare in questa direzione, e confidiamo anche da questo punto di vista un aiuto da parte del governo, perché individuare un acquirente, molti si sono affacciati nel frattempo, ma non c'è mai stata una conclusione del processo, pur trattandosi di un settore che non ha elementi di crisi di sistema. Il settore della fusione dell'alluminio è un settore che dimostra nel mercato segnali positivi, e quindi questo ci fa ancora sperare sul fatto che qualche acquirente, probabilmente arrivante, che arriverà da qualche altro paese, possa acquistare questa azienda importante per il nostro territorio. Abbiamo finalmente trovato una soluzione, anche se non del tutto soddisfacente, per la cassa integrazione, perché i lavoratori sono senza retribuzione e senza contributi da metà giugno. In realtà ci sarà un recupero della cassa integrazione per un anno a partire da fine settembre scorso. Per un anno. È un risultato importante, è merito dei lavoratori, anche se negli ultimi giorni un po' tutti ci hanno messo giustamente le mani, il governo, anche le forze di opposizione, quindi mettiamola così, un risultato importante, abbastanza soddisfacente ma non del tutto, che comunque dà la possibilità a questi lavoratori di avere un margine di tranquillità per i prossimi mesi. Bisognerà accelerare le pratiche di pagamento, ma soprattutto i curatori potranno presentare con più tranquillità un altro bando per vendere le due aziende, e quindi garantire che dal punto di vista industriale Comital e Lamalù abbiano un futuro.